Salve ragazzi, benvenuti qui al canale Opinione di Luzio. Siamo in una scoperta per un nuovo disegno di come disegnare in diretta show. E non vi dico show, ma è uno show. Benvenuti fra noi da Opinione di Luzio. Non guardate la mia mano che non disegna, ma spastrocchia. Ma la questa di mano, no, qua avete sbagliato ancora l'inquadratura, regista. Qui c'è la Mutti che lavora con la Barilla. Ecco qua l'artistone. Eccolo qua davanti al suo bel quadrone che ci disegnerà in questo momento. Guardate il foglio bianco. Qui non vi stiamo dicendo cose rare, ma qua verrà fatto un grande quadro. Dica il signor pittore. Così dice, che è un pittore. Che pittore fa? Io oggi vorrei fare una copia del famoso quadro di Picasso. Grande Pablo Picasso, dice? Esatto. Quello che è morto. Molto difficile. Okay. Quindi, che quadro è? Il quadro è Guernica. Guernica. Lo sanno i nostri telespettatori chi è questo? Lo riconosceranno man mano che svilupperò l'opera. Ostia, roba grossa. E tenterò anche di avere un po' di creatività, quindi mi lascerò anche un po' di reinterpretare. Ok, ok. Se vuole dare come gli estremi del quadro, io comincio. Ah, gli estremi del conto corrente, volevo. No. Che tipo di quadro? Penna su carta, esatto. Oh, perfetto, penna. Se vogliamo dire anche ai telespettatori che tipo di penna è, la okay. Penna è una Bic. Buono. Il foglio è un extra strong. Ok. La pigna è fallita, di chi è sta carta? Credo che sia Fabriano. Ah, Fabriano va avanti ancora, va bene. Non so, io adesso posso cominciare a creare. Lei ha bisogno di un'ispirazione, una musica particolare. No, però questo che mentre disegno io non riesco a parlare perché non riesco a fare due cose così complesse. Ho capito, io posso parlare? No, ecco, se magari vuole dire lei e magari aiutare a fare un commento, è libero di farlo. La distraggo un po'? No, per tranquillamente, magari. Sa che il nostro canale c'ha la pubblicità e quindi noi utilizzeremo anche nei momenti in cui parleremo anche l'intrattenimento con la Mutti che ci sponsorizza oggi la giornata. Naturalmente sappiate che il sugo Barilla della Matriciana è fatto con la Mutti, l'ho mangiato, vedete? Adesso mi concentro per disegnare e lascio lei il commento. Ok, okay. Noi ci teniamo perché ci abbiamo la partnership. Sta in meditazione il nostro pittore. Poi sappiate voi chi è questo pittore, non si è presentato col suo nome. Come si chiama? C'è uno pseudonimo, un nome che possiamo dare alla nostra rete. Guardi, se vuole, per cercarla. Se vuole chiamarmi, le dico solo una cosa, se vuole filmare mentre realizzo, così i telespettatori vedono anche un po' la tecnica che utilizzo, insomma, e se vogliono imparare. Certo che vorranno imparare dal suo tratto magico. Vedo che c'è anche una penna che scivola bene con le sue dita, lei ha una nota sensibilità con il foglio e penna e mano, c'è una certa giovialità, trova insomma in tutto ciò. Porca paletta, vedo proprio che c'è una certa maestria, una padronanza di tutto ciò, insomma, ecco, vedo proprio una scioltezza di tratto, addirittura con disinvoltura crea un cerchio che neanche Giotto si poteva creare, questa presunzione con se stesso nel crearlo così perfetto. Ma che dico, qui la natura sovrasta, guardate che alberi che sono nati in pochissimo tempo, in l'abbro di un secondo, due alberi magnifici abbiamo qua, non sono due palme, non sono due alberi, ma che dico, è fatta da una mano magnifica. Guardiamo il nostro artista. Altro albero magnifico vegetativo. Ah, non è la mano sua, no, è un piede. Non mi distraete, signor pubblico, c'è sempre Mutti che vi sponsorizza la giornata e possiamo essere qui con voi. Guardate che roba. C'è una tartaruga nel nostro quadro. Naturalmente è un mignon. Poi un sole, no, una faccia, un sole che piange. Fa parte della vita. Colui che ci dà la luce è triste oggi. Non per il quadro, ma per quello che accade, insomma. Lasciate voi poi scegliere ciò che è accaduto oggi. Vediamo ancora, anziché... Queste unghie esplodono in che cosa?
in un qualcosa di magico, in una cosa che sembra un prolungamento di se stessa, ma no, nasce una vita, un uomo ancora lui triste, frutto del sole, nato da una dita, dita media. Ecco che però da se stesso c'è un prolungamento di altre due pieda. Queste pieda nascono altre due, no, un piede segmentato, infinito. Il foglio ancora è lungo, ma non c'è ancora altro spazio da riempire. Perché? Perché si ricrea terra, terra magnifica, che fa nascere qualcos'altro. Vediamo, non è un simbolo fallico, non è uno squalo, non è un fiore, ma è bensì un volto con linguaccia. Sappiate voi come farlo su Facebook, la linguaccia. Ecco qua, anche lui ha le mani, le dita. L'animale adesso è diventato triste anche lui. Il sole contagia i personaggi del quadro. Si è intristito l'autore nell'immagine che vuol dare al quadro. Ma una mano ci dà la vita. Ecco la vita che ci dà il quadro. Con le belle unghie pulite, belle, con gran purezza. Ecco l'entusiasmo del giovane a vedere le mani che raccolgono la speranza, ma ancora si va a dettagliare il piede. Si ricreano i peli, cresce la vita anche sul piede. L'aviatore, anche lui, si crea un simbolo fallico. No, ragazzi, non è un simbolo fallico, è un prolungamento di se stesso che crea il sorrisino al velivolo. Ma lui è un pochettino più cruccio. Gli crescono i capelli, lui è un attimino più titubante, le nuvole che crescono nascono, il sole non può far nulla a questo, nasce con disinvoltura un grande quadro. Ecco che con voi un'altra natura che combacia il quadro, che è il grande piccione, no gabbiano, che dico, piccione fa parte della natura urbana, qua siamo nella natura campestre. Grande gabbiano, guardate che gabbiano con il sorriso, contento di tutto ciò. Ma vediamo la firma dell'autore, cerchiamo di trovarlo su Google. E qui abbiamo un Pablo Picasso del 2013. Voi dite che è morto? No, Mutti lo fa rivivere con voi insieme alla matriciana Barilla, e lui con meditazione sta e riposa. Opinione di Luzio, vi ha raccontato un grandissimo quadro, troverete in vendita nel prossimo telemarketing show. Allora, puoi salutare tu i cosi? Si sta registrando? Guarda, gestisciti te, guarda. Così vediamo quello che sto facendo. Ma non mi vedo. Devo abbassarlo. Ecco. Oh. Oh.